Questa mattina alle 8:30 i parchimetri del centro storico hanno iniziato il loro lavoro. È ufficialmente partito il piano sosta e con lui tutti i relativi problemi. In tanti hanno trovato difficoltà nel pagare e sicuramente, complice la stagione, gli stalli blu sono rimasti quasi tutti vuoti. Com'è andato questo primo utilizzo delle macchinette nuove? Tutto bene, un po' complicato all'inizio, però dai, è abbastanza chiaro, sì. Difficoltà? A parte che non leggo, no, niente, abbastanza, se si legge si capisce tutto. Invece un parere sul piano sosta in generale, adesso che è partito. Sono appena venuta a Faenza, non so niente. Signora, primo utilizzo com'è andata? Male, male perché abbiamo fatto 15 minuti senza pagare niente. E questo qua, ci siamo morte dal caldo là. E io non verrò più qua. Difficoltà trovate? Vado in un pagamento da un'altra parte. Allora, questo primo utilizzo della macchinetta com'è andata? Subito non capivo, però alla fine ci sono le istruzioni, quindi alla fine è facile, dai. Quindi si riesce a utilizzare? Sì, dai, si riesce a utilizzare, però al minimo 60 centesimi, questo non lo, cioè, nel senso come minimo ci devi mettere 60 centesimi, per esempio se ci vuoi stare 10 minuti e basta, non va bene. Se vuoi stare 10 minuti, Basta. sì, fai il tastino verde dei 15 minuti gratis. Non lo sapevo. Va bene, allora, ho scoperto una cosa nuova, ci sta. Invece del piano sosta in generale, cosa ne pensi? Ah, io non sono di Faenza, quindi non. Cioè, ho sentito in giro, però non lo so. Però da quello che ho capito, cioè, sono tutti scontenti qua a Faenza di sta cosa. È complicato. Primo utilizzo com'è andato? Allora, ho rifatto 3 volte e poi non lo so se dovessi rifarlo, non so come mai mi è uscito fuori il biglietto. Quindi in realtà è stato un tentativo, un mezzo miracolo. Ah, sì, a un certo momento è venuto fuori, ok, si è preso i soldi, ma devo dire la verità, non ho capito la trafila. Quindi anche le indicazioni che ci sono sulla macchinetta non le sembrano chiare. No, non, secondo me non sono chiare. Invece in generale di questo piano sosta cosa ne pensa? Io vengo da fuori Faenza, secondo me si pagava anche prima in piazza, io pago anche adesso, per me non è cambiato molto. Com'è andato questo primo utilizzo della macchinetta? Benissimo, benissimo, tutto bene. Cosa ne pensa di questi 60 centesimi minimi da pagare? Boh, il problema non è quello, è che uno deve venire qui a pagare, ma qui era così anche prima, è dalle altre parti che secondo me è sbagliato. Quindi anche lei è contrario al piano sosta? Ma credo in generale, io vengo talmente poco che non è un problema per me, però vedo, fate il giro sulle mura. Non c'era un posto una volta, adesso è vuoto. E dopo ci rimettono i commercianti, ovviamente. Primo utilizzo di queste macchinette nuove, com'è andata? Uno schifo. In altre città che sono moderne, eccetera, con 1 minuto uno fa tutto e prende le monete da 5 fino a 2 euro. E ci pagano 2 euro a Prato, per esempio, ci pagano 2 euro ogni 4, 5 ore. 5 ore, esatto. Invece qui è troppo caro, quindi anche. Carissimo, carissimo. Primo utilizzo di questa macchinetta di MOVS, oggi è iniziato il piano sosta, com'è andata? Non capivo perché subito non andava, poi dopo, vabbè. Non capisco questo piano sosta, non ha un senso, secondo me. Anche perché dopo già in piazza non c'è nessuno, quindi in centro storico va via piano piano, quindi non ci sarà più nessuno. E invece per quanto riguarda le macchinette, istruzione abbastanza chiara oppure No, no? non capisco le zone, se io posso parcheggiare in tutte le zone, zona A, zona B, zona C, cioè, non so perché nessuno non ci ha spiegato niente. Sono saltati fuori tutte queste righe blu da un giorno all'altro.